Nulla di fatto, il sogno del Benevento di espugnare il via del mare si è infranto. Sembrava l'impresa possibile, soprattutto nel primo tempo, grazie al gol di Ciciretti. Poi però la mossa di Braia nella ripresa è stata azzeccata, quella di inserire Curiale, doppietta del giocatore ex Frosinone che ha regalato 3 punti importanti a Lecce. Ci sarà anche tanto da discutere, è stata annullata la seconda rete del Benevento. Poteva essere quella del pari del 2-2 su calcio di punizione. Pare che il motivo fosse, insomma, la punizione non calciata da prima, ma doveva essere di seconda. Così non è stato, a notarlo è stato il guardalinea. L'arbitro però non aveva visto nulla, per cui aveva in un primo momento convalidato il gol. Poi il guardalinea ha alzato la mano, i giocatori del Lecce hanno fatto sì, insomma, che l'arbitro si confrontasse, vedesse il guardalinea, quindi rete annullata. Alla fine, insomma, il Benevento torna a casa con una sconfitta, un vero peccato per la prestazione messa in campo. Sicuramente una partita giocata sin da subito a viso aperto, era evidente che le due squadre volevano assolutamente il bottino pieno, visto anche la classifica. Entrambe erano a 26 punti, un punto di penalizzazione però, ricordiamolo, quello del Benevento di Gaetano Auteri. Forse il pareggio poteva essere anche un po' il risultato più giusto, visto quello prodotto in campo. Alla fine però il verdetto è un altro: doppietta di Curiale, vittoria della squadra di mister Braia. Chiaramente ci collegheremo con il Via del Mare, con Francesco Carluccio, dove darà voce ai protagonisti di questo match. Ascolteremo soprattutto i due allenatori, cercheremo di capire anche qualcosa in più di quello che è stato, insomma, un po' il gol annullato e quindi i sogni dei giallorossi. Ma io direi, in attesa chiaramente di collegarci con il Via del Mare, di mandare la pubblicità e poi ritornare qui. In un mondo in cui tutti celebrano la grandezza, noi valorizziamo una cosa molto piccola. È arrivata la rata Minimino. La rata Minimino è Prestitalia. Scopri come ottenerla. www.prestitalia.it. Prestitalia è a Salerno, Teggiano, Avellino e Benevento. Un suo appuntamento direttamente a casa tua. Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesiterapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come tecarterapia, laserterapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici, specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato. Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento. Telefono 0824 51 480. Rieccoci qui ad Offside, perché è già pronto il primo collegamento ai microfoni di Francesco Carluccio. C'è il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Vai Francesco e buonasera. C'è
annuncio subito che il Benevento ha comunicato che il direttore di somma sarà l'unico tesserato, l'unico a parlare dopo questa trasferta di Lecce. Ecco, al direttore chiedo subito il finale, il concitato finale. Cosa è successo in occasione del gol annullato al Benevento a Ciciretti? Ma per prima cosa chiediamo scusa. Ma lo stato d'animo dei calciatori non è dei migliori, c'è grande nervosismo e abbiamo preferito lasciarli tranquilli e presenziare eventualmente a queste interviste. Niente, l'arbitro ha dato una motivazione assurda, perché nel momento che c'è stato il fallo abbiamo battuto la punizione, abbiamo fatto gol, ha convalidato il gol, poi non si è riusciti a capire cosa sia successo dopo. Gliel'abbiamo chiesto anche sotto gli spogliatoi e lui l'ha motivato in questa maniera dicendo che si era dimenticato di alzare il braccio e che era un fallo a due. Ma io in tanti anni, e sono tanti che faccio calcio, non ho mai visto una cosa del genere, che uno si dimentica di indicare se la punizione è a uno o a due, ma un fallo a quell'altezza sicuramente era un fallo di prima e non era un fallo di seconda. Ma comunque, al di là di questo, un arbitro non si può dimenticare eventualmente di indicare quale tipo di fallo è stato commesso. Ecco, a questo punto a me viene da chiedere il conciliabolo con il guardaline, perché? Ma non l'ho capito, è stato il guardaline a chiamarlo, a dirgli qualcosa, questo lo sanno loro due cosa si sono detti. Però ti ripeto, lui ha concesso e ha permesso tutto e di più da parte dei calciatori del Lecce, con entrate cattive, con entrate molto molto discutibile e niente, purtroppo noi perdiamo una partita che ha dell'assurdo. Ti ripeto, io in tanti anni non ho mai visto una cosa del genere. In questa categoria ci sono arbitri bravi, arbitri meno bravi, arbitri scarsi, e questo per me è un arbitro scarso. Sì, Sonia, perché vale la pena chiarire che il gol è stato annullato mentre il Benevento stava esultando, quindi non è stata una decisione veloce, istantanea da parte del direttore di gara, ma ci si è riflettuto un po' su, e quindi la cosa lascia abbastanza perplessi, non solo nell'ambiente giallorosso, ma anche in sala stampa, in tribuna stampa con i colleghi di Lecce parlavamo e non ci davamo una spiegazione. Direttore, comunque questo non cancella un ottimo primo tempo del Benevento, una squadra che comunque era riuscita a passare in vantaggio e ha gestito con autorità. Ma sicuramente una prestazione importante da parte del Benevento. Ci sono stati i primi 10 minuti del secondo tempo, c'è stato un attimino un blackout, abbiamo subito il gol subito, siamo andati un attimino in difficoltà, poi la squadra pian piano si è riassestata, è cresciuta, abbiamo messo in grande difficoltà il Lecce e poi c'è stata questa decisione da parte dell'arbitro che ha dell'incredibile sicuramente. Sì, ha parlato con mister Auteri, come la pensa in merito? Ma Auteri, come i ragazzi, è molto teso, nervoso. Ti ripeto, abbiamo preferito lasciarli tranquilli e venire io. Perfetto. Sonia, ci sono domande per il direttore? Assolutamente sì. Buonasera, direttore. Sicuramente una partita, una prestazione importante. Ne viene fuori un po' che queste due squadre Buonasera. Se la giocheranno fino all'ultimo per la lotta finale assieme anche al Foggia, in attesa chiaramente di vedere quest'ultima partita del 2015 della Casertana. Ma sicuramente, senza ombra di dubbi. Il Benevento è in grande crescita e l'ha dimostrato anche oggi con una prestazione importante. Noi ce la giocheremo fino alla fine, questo è fuori discussione, sia noi, il Lecce, il Foggia e forse anche la Casertana. Ecco, ma come ne viene fuori? Parlavi di rabbia, amarezza, ci sta, perché in effetti l'impresa alla Via del Mare sembrava possibile, però ecco, al di là della rabbia che a caldo è legittima e umana, secondo te come ne viene fuori da questa partita il Benevento, anche in virtù comunque della sosta, della lunga sosta natalizia? Ma adesso c'è la sosta natalizia, c'è tempo fino alla ripresa, sicuramente smaltiremo questa grande delusione che abbiamo subito oggi. Sicuramente il Benevento ne verrà fuori ancora più forte, questo è fuori discussione, senza ombra di dubbio.
Conosci bene entrambi gli allenatori, sia mister Auteri ma anche mister Braia. Ricordiamo la tua avventura con lui a Castellammare. Possiamo dire che questo Lecce ha già l'identità, ha già il carattere del suo allenatore? Sì, questo sicuramente ha il carattere dell'allenatore, una squadra tignosa, tosta, cattiva, poco gioco ma tanta concretezza. Noi a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di geometrie li abbiamo messi in grande difficoltà. Sicuramente come volume di gioco il Benevento è stato nettamente superiore. Gennaio apre le porte a un nuovo campionato, si sa, avviene sempre così nel calcio, anche perché a tener banco sarà il mercato di riparazione. Ci sarà un summit tra lei, la società e l'allenatore in questo periodo, e insomma avete già le idee chiare oppure aspetti il summit prima di dirci qualcosina in più? No, noi sicuramente ci vedremo, ecco, valuteremo e poi decideremo cosa fare. Le idee chiare ci sono sicuramente. Assieme al Mister abbiamo individuato quello che ci può servire. Adesso aspettiamo soltanto, ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni con la proprietà e poi decideremo cosa fare. Ecco, ma in virtù, no, questa particolarità di quest'anno della lista bloccata, bisognerà, chiaramente questa cosa riguarderà non soltanto il Benevento ma un po' tutte le squadre, operare prima in uscita, no, giusto, direttore, poi in entrata, anche se pare insomma per quanto riguarda le uscite sia un po' semplice il calcolo, ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via, bisogna trovare sistemazione, quello sicuramente. Ma sicuramente sono, ci saranno contemporaneamente uscite e entrate, ecco. Però una cortesia di dieta, adesso parliamo di questa partita, c'è delusione di altre cose, dai, ne parleremo più in là sicuramente. Assolutamente direttore, c'è tempo, è anche vero insomma che non è tanto facile il mercato di riparazione, c'è tempo, una delusione, ma come ecco, tu che sei un uomo di calcio, come si affrontano queste delusioni, come le si superano? Ma Auteri sa come fare e cosa fare sicuramente, poi abbiamo dei ragazzi di grande intelligenza, sicuramente ne verremo fuori bene, dai, questa delusione la smaltiremo, i ragazzi la smaltiranno con le feste natalizie assieme ai propri familiari. Perfetto, ti ringrazio direttore, chiaramente ti auguro buon Natale, buone feste. Buon Natale anche a voi, a tutti i beneventani, ecco. Perfetto, grazie. Sonia, noi siamo in attesa a questo punto di altri ospiti del Lecce. Ti restituisco la linea per il momento, appena ci sono novità ci ricollegheremo. Grazie. E sulle note di Salvatore Di Somma, dichiarazioni importanti, chiaramente si evince un malessere, una delusione da parte del Benevento, proprio perché il sogno sembrava possibile, addirittura della vittoria, ma anche insomma quello del punticino, perché diciamocela con franchezza, il pareggio sarebbe stato comunque un risultato più consono, più favorevole se vogliamo, no, al Benevento che non a Lecce. Così non è stato, chiaramente ha parlato soltanto il direttore sportivo, capiamo l'amarezza, attendiamo chiaramente ai microfoni anche un po' le parole del Lecce per capire ancora di più quello che è stato il gol annullato. Salvatore Di Somma ha cercato di fare chiarezza, chiederemo anche le due versioni, no, in modo da confrontarle, sicuramente insomma non alzare la mano, non segnalare che è una punizione di seconda e non di prima, già solo questo a prescindere dal tipo di punizione può essere sicuramente un fatto grave. Io direi di rimandare la pubblicità e di rivederci tra pochissimo qui ad Offside. Coserplast, affidabilità per la vita. Il
Il centro DITAR, diretto dal dottor Alessandro Tarantino, è una struttura privata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale che da oltre 30 anni opera nel campo della radiologia e offre le più sofisticate modalità diagnostiche, tra cui la nuovissima TAC 80 Strati, la prima installata in Campania. Il centro DITAR collabora con eccellenti istituti di ricerca, tra i quali il Centro Cardiologico Monzino di Milano, e si proietta a diventare un'eccellenza della sanità nazionale. Il centro DITAR si trova a Benevento, in contrada Piano Cappelle, strada statale 7, a un chilometro dall'uscita della tangenziale Benevento Est in direzione San Giorgio del Sannio. E ci spostiamo subito sul fronte Lecce, con Francesco c'è il centrocampista della squadra di Braia. Salvi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Sonia, a Stefano Salvi chiedo subito, come fatto con il direttore sportivo di Somma, questo episodio della punizione di Ciciretti, come ve lo siete spiegato? Che spiegazioni vi ha dato soprattutto il signor Mancini di fermo? No, guardi, io ero in campo, ero impegnato a fare la barriera e tutto. Noi sapevamo che una gamba tesa da regolamento è di seconda. Il loro giocatore ha calciato, Perucchini non l'ha toccata e quindi il gol non era valido.
Io questo so e per il resto non ho visto la recriminazione del Benevento, braccio alzato, non braccio alzato, arbitro, segnaline, io non ci ho fatto caso, ero impegnato a mettere la barriera col portiere, quindi non ti so dire di più. E secondo te come mai poi l'arbitro è andato a parlare con il guardaline e ha annullato così tardi il gol? Ma non saprei dirti, secondo me... sapevamo noi che la punizione, essendo una gamba tesa, da regolamento era di seconda. Una volta il Perucchini non l'ha toccata, la punizione non era valida. Poi non so se c'è stato un malinteso con loro, che hanno visto che il braccio prima era alzato, poi non era alzato, non ho capito. E nemmeno so il confronto tra l'arbitro e il guardialine, cosa si siano detti. Però sapevo che l'arbitro, che il gol era da annullare, quindi è giusto così. È una vittoria comunque molto importante per voi, ma il Benevento ha dimostrato insomma di fare un bel calcio, di mettervi in difficoltà per gran parte della partita. Ma io questa difficoltà per gran parte della partita, mi dispiace, ma non l'ho vista. Sicuramente episodi favorevoli a loro nel primo tempo, un contropiede importante dove Freddi dice che è stato toccato, l'arbitro giustifica che è scivolato da solo. Veloci, sono stati veloci a battere un fallo laterale, sono ripartiti, abbiamo preso il gol su un bel contropiede. Poi sapevamo che era il Benevento, una squadra importante, stessi i nostri punti in classifica, stessa ambizione nostra, e sicuramente sapevamo che non era una partita facile e che qualche difficoltà ce la potevano creare. Bravi noi doppiamente a ribaltare una partita così, perché con un avversario del genere non è affatto semplice. A fine primo tempo cosa vi siete detti negli spogliatoi? E la situazione non era delle migliori, situazione no, di svantaggio, ma insomma poi c'è stata la reazione nei primi 20 minuti con l'ingresso di Curiale. Sì, sicuramente l'umore nello spogliatoio non era buono perché eravamo sotto di un gol, però era comunque carico nel rientrare nel secondo tempo e provare in tutti i modi a ribaltarla, perché secondo me, ripeto, episodi a loro favore, sono andati in vantaggio, ma non ci avevano schiacciato da dire... ci sta, quindi volevamo rientrare in campo carichi per ribaltarla e così è stato. La classifica adesso insomma vi sorride rispetto alla situazione del Benevento, ecco, avete chiuso in bellezza questo anno solare, quali sono le ambizioni del 2016? Ma io mi auguro che nel 2016 lo vorrei chiudere subito pronti e via, come lo vorrei iniziare come ho chiuso il 2015, subito a Roma con una bella vittoria. Noi continuiamo a fare il nostro percorso, da quando è arrivato il mister Braia, a parte in un paio di circostanze, abbiamo fatto un ottimo cammino, che ai punti dovremmo essere primi o giù di lì con qualcuna magari. Sicuramente la classifica adesso si è accorciata, siamo a 2 punti dal Foggia aspettando la vittoria, cioè la partita della Casertana col Messina, che non è una partita semplice come non lo è nessuna. Adesso stacchiamo, noi il nostro l'abbiamo fatto, stacchiamo la spina e pronti il 28, più carichi di prima. Un'ultima per quanto mi riguarda, il gruppo lì su è nutrito, quale delle squadre che si contendono la B con voi ti ha più stupito? Ecco, possiamo fare già un piccolo bilancio alla 16ª, no? Sì, sicuramente il giro è andato, manca una partita, è quasi finito, e non è un caso secondo me né che il Foggia gioca bene, è una buona squadra, giocatori di categoria e di talento, quindi merita la posizione che occupa. Casertana sì, sorpresa, ma nemmeno tanto, perché comunque tutti i giocatori di categoria quadrati e hanno fatto davvero un bel girone d'andata. E poi ci siamo noi e il Benevento, adesso il Benevento è staccato i 3 punti. Anche se non appartiene al gruppo di testa, a me ha fatto una buona impressione. Quando è un collettivo completo, il Catania è una buona squadra secondo me, e con la penalizzazione si trova un po' più dietro, però avrebbe fatto parte secondo me del gruppo di testa senza la penalizzazione. Sono queste le squadre che mi hanno più, diciamo, non stupito, perché sapevamo che alla fine dovendo sceglierne una, secondo me La squadra più attrezzata a livello di giocatori e singoli è il Foggia. Perfetto. Sonia, ci sono altre domande per Salvi? Allora, Francesco, hai chiesto praticamente tutto, però una domanda io ce l'ho per Stefano, sempre sulla partita, perché parlava chiaramente di episodi che hanno inciso su una partita dove chiaramente tu dici, Stefano, non abbiamo sofferto, ma quando parli di questo parli di una partita equilibrata, quindi, oppure magari di una sofferenza del Benevento? No, quando dico che non abbiamo sofferto,
Intendo dire che non c'è stato da parte del Benevento un gioco e una pressione così assidua da dire che il Lecce ha fatto una partita in affanno, questo intendo. Poi sicuramente sapevamo che giocando a specchio avremmo avuto, è tutto basato, tutta la partita è basata sull'uno contro uno, quindi come rischiavano loro rischiavamo noi, e loro davanti avevano individualità importanti, quindi sicuramente hanno creato e ci hanno creato dei problemi, ma come loro hanno creato dei problemi a noi, io credo che anche loro non è che abbiano passato proprio una giornata tranquilla, e quindi per difficoltà e episodi intendo questo, loro sono stati bravi a sfruttare l'episodio del contropiede, noi se dopo 5 minuti la palla non salta male a Davide e tira in porta e fa gol è tutta un'altra partita, però con i secco in mano non si va avanti, sotto di un gol a fine primo tempo non è da tutte le squadre ribaltare anche se giocavamo in casa col Benevento una partita così, quindi più che parlare del Benevento io voglio fare complimenti alla mia squadra perché ha dimostrato veramente del carattere. Perfetto, complimenti allora e grazie. Grazie a voi e auguri. Perfetto. Non so se Francesco sente o l'abbiamo perso. Libertà, auguri anche a te, buone feste. Sonia, allora io ti posso dire che abbiamo provato in tutti i modi, davvero le abbiamo provate tutte per portare Mister Braia qui, ma l'allenatore del Lecce ha deciso di non parlare con le televisioni, quindi è stata una sua scelta, vuole parlare solo con la stampa e niente, non ci siamo riusciti purtroppo. Anche le televisioni fanno parte della stampa, penso che un esperto allenatore come Braia debba saperlo, insomma, non è che i televisivi non sono giornalisti, basta riportargli questo, Francesco, mi sembra strano. Sonia, anche perché, le abbiamo provate tutte. Assolutamente. Dopo una vittoria, insomma, avere anche da ridire. Sonia, assolutamente, abbiamo provato con i due addetti stampa. Sì. Sì, ti dicevo, ho provato con i due addetti stampa del Lecce e niente, hanno detto che non era il caso e che non sarebbe venuto. Mi piacerebbe parlare con l'addetto stampa del Lecce, Francesco, perché è bene ricordare che al di là, insomma, del diritto di cronaca che tutti devono avere, insomma, noi come 8 Channel abbiamo, insomma, i diritti, tra l'altro in esclusiva, per cui, insomma, è una questione di lega e sicuramente non è una cosa bella. Un conto è decidere di non parlare proprio, il silenzio stampa, si alzano le mani, un conto è decidere di andare in sala stampa e non venire in una televisione che in teoria, insomma, dovrebbe avere addirittura per primo i tesserati. Quindi, insomma, io ti ridò la linea per spiegare un po', per cercare di capire realmente, e magari ti chiedo anche di avere qualcuno della società, anche l'addetto stampa, per poter parlare direttamente con lui, perché, insomma, mi sembra un po' una cosa assurda questa, quindi io ti lascio libero di verificare questa cosa, rientriamo in studio per vedere un po' quelli che sono stati i risultati sugli altri campi. Acragas Melfi 1-3, Catanzaro Ischia 3-0, quindi insomma quest'Ischia non riesce a venire fuori da quest'ultima situazione non bella rispetto alle prime partite giocate anche a grandi ritmi dalla squadra di Bitetto, colpa sicuramente dell'emergenza, ne avevamo parlato anche ieri in occasione di Offside Juve Stabia Monopoli, insomma sicuramente in attesa di quella che sarà la partita della Casertana, insomma quest'ultima del 2015 non sorride alle campane, ieri c'è stata la sconfitta per 3-0 della Paganese sul campo del Catania, un pari quello della Juve Stabia col Monopoli, un punticino rispetto, insomma, alle aspettative ben più elevate della squadra di Zavettieri, sempre ieri Matera Castelli Romani 1-0, Martina Foggia 0-2, questo Foggia che scalpita in attesa del verdetto di domani della Casertana impegnata in casa al Pinto contro il Messina, perché per ora i Satanelli si godono
La vetta, poi chiaramente ci sarà Cosenza-Andria a fischio d'inizio alle 17:30, quindi diciamo che la penultima partita di questa 16ª giornata di campionato, penultima proprio perché si attende quella di domani sera, appuntamento alle 20 tra Casertana e Messina. Vediamo ora, ecco, la classifica, diamo uno sguardo alla classifica perché chiaramente si inizia a delineare. Foggia a 31, Casertana con l'asterisco proprio perché deve ancora giocare a 30, Lecce a 29 con questo scontro diretto contro il Benevento che si ferma a 26 punti, ricordiamo il punto di penalizzazione, Cosenza a 24, Messina a 22, Andria a 22, queste squadre devono giocare, Catanzaro 22, Matera 22, Juve Stabia a 20, Monopoli 19, Paganese 17, poi c'è il Catania a 16 punti, Agragas sempre a 16, Ischia e Melfi a 14, Martina Franca 11 e Lupa Castelli Romani ferma a 5, Fanalino di coda insomma non riesce a risalire la china, chiaramente insomma parlavamo proprio prima col direttore Salvatore Di Somma che a gennaio ci sarà un nuovo campionato proprio anche in virtù di quello che sarà il mercato di riparazione dove molte squadre stanno insomma a quelle che sono per ora delle indicazioni, delle indiscrezioni se vogliamo insomma molte si rafforzeranno, anche il Benevento parla di mercato indispensabile, lo diciamo prima per la lista bloccata di inserire, di far uscire prima dei giocatori perché altrimenti poi ci sarebbe la necessità di mettere qualcuno fuori rosa, per cui insomma bisogna fare delle scelte meticolose, si sa che solitamente insomma proprio in generale il mercato di riparazione non è facile perché poi bisogna trovare il giocatore nel ruolo giusto, siamo comunque fiduciosi per quanto riguarda il Benevento che ha già le idee chiare per quanto riguarda i nomi in uscita e ha già le idee chiare per quanto riguarda il ruolo, sicuramente si cercherà un attaccante ma c'è tempo, noi come sempre vi aggiorneremo su Benevento Frippe e sulla Campagna Calcio oltre che per quanto riguarda l'informazione sportiva di 8 Channel, ma vedo ai microfoni di Francesco proprio il collega Franco Santo, così insomma commentiamo un po' insieme quello che è stata questa partita al Via del Mare. Ciao Franco, se ci puoi dire un po' la tua analisi di quello che è stato. Salvi diceva non abbiamo sofferto, il Benevento non ci ha messo sotto, due squadre speculari, uno contro uno, alla fine a fare la differenza sono stati gli episodi, sei d'accordo? Ma insomma, sai, se Salvi ha detto questo è il solito gioco delle parti, è chiaro che dice che il Lecce non ha sofferto nulla, io ti dico che il Benevento ha sofferto il Lecce un quarto d'ora della ripresa, lì probabilmente ha sbagliato qualcosa perché il Lecce è rientrato in campo con un'aggressività particolare, tant'è che quell'aggressività si è trasformata in qualche falletto da parte di Curiale in occasione del primo gol. Lui è andato come un caterpillar su Melare e l'ha buttato a terra, poi ha fatto un altro falletto su Cruciani, insomma ci sarebbe da ridire molto e da rivederla bene quell'azione. Diciamo che il Benevento ha sofferto quell'aggressività del primo quarto d'ora della ripresa, ma che il Lecce non abbia sofferto il Benevento, a me questo mi sembra francamente esagerato. Il primo tempo il Benevento ha giocato molto meglio del Lecce, molto più propositivo, molto più in campo della squadra salentina. Nella ripresa, quando si è trovato sotto, ha cercato in tutte le maniere di venire a capo di questa situazione che non meritava e francamente ha avuto delle occasioni grandissime, prima con Mazzeo, poi con Mattera e poi vabbè quel gol finale di Ciciretti che grida ancora vendetta, di cui nessuno ha capito nulla, neanche i giocatori del Lecce in campo né i nostri colleghi leccesi. È stata veramente uno scandalo e ci piacerebbe capire dall'arbitro che cosa sia successo. In realtà abbiamo rivisto
le fotografie con il nostro Mario Taddeo, l'arbitro non ha la mano alzata e si sa che quando l'arbitro alza la mano è una punizione di seconda, non avendo la mano alzata significa che ha fischiato una punizione di prima. Ciciletta ha tirato, ha segnato, se lui avesse, lui in un primo momento ha convalidato, poi è andato dall'arbitro a chiedere chissà cosa e poi ha annullato in maniera veramente inspiegabile, è una cosa che ricorderemo a lungo. Evidentemente Franco l'arbitro non sa che gamba tesa significa punizione di seconda, non lo sapeva, non alzando la mano e convalidando, e poi alla fine il guardalinee lo ha richiamato all'attenzione, ma chiaramente è scandalosa al di là di tutto, insomma, proprio per questo motivo della mano alzata, insomma, bisogna indicarlo, anche perché una volta che dà il via e il Benevento va in gol, insomma, annullare è chiaro che lascia dubbi, perplessità e sicuramente anche l'amaro in bocca. Io non so se tu hai avuto modo di passaggio di vedere, insomma, i giocatori del Benevento, il mister, per capire un po' qual è l'umore, perché Salvatore Di Somma parlava di tanta amarezza, non sono venuti ai microfoni, se ci puoi dire qualcosina in più, se hai visto qualche faccia nello spogliatoio sannita. Sì, beh, insomma, è chiaro che l'umore era nero e i giallorossi hanno capito di aver ricevuto una beffa piuttosto amara. Non credo che questa sconfitta possa essere considerata meritata. Io ti dico di più, noi siamo di parte indubbiamente, così come sono di parte i giocatori del Lecce che commendono la gara. Però francamente anche i colleghi leccesi dicevano che al Benevento sarebbe andato stretto anche il pareggio, anche per numero di occasioni. Se vogliamo, il nostro Gori ha avuto due gol con due tiri in porta, cioè io altri tiri non me ne ricordo, non mi ricordo parate di Gori. Assolutamente, tra l'altro ricordiamolo Franco, un Curiale ritrovato per il Lecce, visto che aveva fatto un solo gol sul campo dell'Acragas. Sicuramente il Benevento nel primo tempo meritava tutta la vittoria, poi nel secondo tempo ricordavi tu l'azione di Mattera che insomma è stata un'occasionissima proprio dei giallorossi. Però ci puoi spiegare perché Braia ha deciso di andare solo in sala stampa e non venire alle televisioni? Poi vorrei capire, alle televisioni o alla televisione beneventana campana, ecco, per capire qualcosina in più, e se hai sentito le sue dichiarazioni in sala stampa. Sì, l'addetto stampa ci ha spiegato che è una sua consuetudine quella di andare solo in sala stampa e di non rispondere invece alle televisioni, alle emittenti private. Per cui non c'era, purtroppo non potevamo neanche insistere, ci ha detto che era così e non c'era più nulla da fare, insomma, ecco. Diciamo che, scusa, mi rifaccio ai due gol del Benevento, ecco, sui due gol comunque, i due gol del Lecce. Sui due gol il Benevento deve comunque fare mea culpa, perché al di là di qualche fallo che lo stesso Curiale ha commesso, soprattutto in occasione del primo gol, bisogna essere più aggressivi, ecco. Francamente non si può pagare questa cosa, cioè essere stati meno aggressivi del Lecce in avvio di ripresa è una cosa che si paga. Indubbiamente è chiaro che c'entra anche l'arbitro, perché se l'arbitro fa fare qualsiasi cosa ad un attaccante, poi è evidente che in difesa si può poco. È chiaro che io invito a rivedere l'azione del primo gol, insomma, mi sembra che ci sia qualche infrazione da parte del buon Curiale, che qua deve risollevare le sue sorti, visto che è andato nel mirino dei tifosi che ne vogliono subito la cessione. Invece, fra
Franco, per dovere di cronaca, sul gol del Benevento di Ciciretti, soprattutto il telecronista parlava di un'azione da rivedere per un fallo, una spinta di Marotta. Noi insomma dalla TV, da SportTube, non siamo riusciti a vedere benissimo, se puoi dirci qualcosina in più. Insomma, lui insisteva insomma con questa spinta di Marotta per quanto riguarda la ripartenza del Benevento, che aveva un po' condizionato poi l'assetto difensivo del Lecce, diciamo così. Sì, in effetti l'azione è molto limpida, noi l'avevamo proprio sotto di noi perché è partita proprio sotto la tribuna centrale. È un fallo laterale battuto da Melara per Marotta. Freddi ha provato ad entrare in anticipo ed è scivolato. Non mi sembra che ci sia stato fallo assolutamente da parte di Marotta, il quale si è involato sulla destra, poi ha messo in mezzo, insomma, e Ciciretti di punta ha messo in rete. Non mi sembra affatto che ci possa essere qualche fallo, ti ripeto, è sempre il gioco delle parti, noi siamo di parte da questa parte qui e il Lecce lo è dalla sua, però francamente insomma basta recuperare un po' di equilibrio e ti dico che insomma non c'era assolutamente fallo da parte di Marotta. Senti, conoscendoti avrai già anticipato tutto su Benevento Free, avrai già scritto tutto su Benevento Free e sull'app Campagna Calcio, però puoi dirci un po' qual è secondo Franco Santo il migliore del Benevento e il peggiore se c'è stato? Il migliore l'ho indicato in Ciciretti ancora una volta perché non solo è stato propositivo e ha fatto tantissimo in fase di attacco, aveva segnato due gol, ecco, l'abbiamo sottolineato, due gol che secondo noi sono entrambi validi, per cui non vedo come non possa essere lui il migliore. In una partita così è difficile individuare il peggiore, anche se insomma viene spontaneo nel dividere un po' la palma del peggiore sulla fascia sinistra tra Mattera e Mazzarani. È lì che abbiamo sofferto un po'. Mattera si è lasciato sfuggire Curiale in occasione del secondo gol e aveva avuto qualche titubanza anche nel primo tempo. Però siamo sempre su livelli di gioco sufficienti, insomma è difficile dire che ci sia stato un peggiore. Qui il Benevento non meritava assolutamente di perdere e anche, ripeto ancora una volta, ribadisco ancora una volta, anche il pareggio gli sarebbe andato stretto. Sono perfettamente d'accordo con te, Franco. Tra l'altro la punizione di Ciciretti bellissima, solo per quello insomma meritava di essere convalidata. Chiaramente ti ringrazio e ti auguro un buon viaggio di ritorno. Grazie, ovviamente dobbiamo sbollire un po' di amarezza anche noi, perché è chiaro che fare un gol così a un minuto dal termine e vederselo annullato per ragioni che non si spiegano, insomma è dura da digerire. Perfetto, grazie mille a Franco Santo e a Francesco Carluccio direttamente dal Via del Mare. Sicuramente ci saranno tanti gli aggiornamenti sia su Benevento Free, parlavamo anche dell'app Campagna Calcio, la nuova applicazione del sistema 8 pagine dove troverete pagelle, partita, interviste, curiosità, veramente c'è di tutto di più, scaricabile gratuitamente su Apple e Android, mentre domani ci sarà un nuovo appuntamento sulla Lega Pro, quello di 8 gol alle 21, una finestra su tutte le squadre campane, non solo, quindi si parlerà di Lecce e Benevento, ci sarà ancora tanto da discutere proprio in virtù di quelle che sono
le polemiche, i quesiti lanciati dal direttore Salvatore Di Somma, dal collega Franco Santo, dallo stesso Salvi. Si parlerà di Juve Stabia, si parlerà di Paganese, di Ischia, queste due squadre che erano partite benissimo ma che ora insomma non riescono a ritrovare gli equilibri giusti, colpa anche degli infortuni, e forse la sosta veramente per queste squadre arriva al momento opportuno, arriva anche al momento opportuno per il Benevento, che avrà il tempo di sbollire la rabbia, ma conoscendo un po' quello che è il carattere di mister Auteri sicuramente si rialzerà più forte di prima, anche perché la prestazione, come commentavamo prima, è stata tutt'altro che negativa, anzi il Benevento si è imposto anche per quanto riguarda il carattere, non solo sul piano del gioco, al Via del Mare, dove non è semplicissimo insomma sia considerato il blasone del Lecce, che insomma il campo in sé per sé è sicuramente un campo importante. E si parlerà anche di Casertana Messina alle 10, sempre nell'ambito di 8 gol. Ci sarà proprio il collegamento dal Pinto con Serena Di Licalzi per dar voce ai protagonisti, proprio come è stato fatto oggi, quindi chiaramente una diretta dal vivo in modo da avere un quadro generale su quello che sarà questa fine del 2015, in attesa del nuovo anno, in attesa di nuovi risvolti e di un mercato che sicuramente prenderà piede e avrà ancora tanto da dire. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata, e vi do l'appuntamento alle 21 con Derby Focus sulla Serie B. Grazie.